Buon pomeriggio, bentrovati allo stadio Biagio Fresina di Sant'Agata, undicesima giornata del campionato di Serie D. L'FC Messina ospita il Rotonda, la più grande novità ovviamente il campo scelto dalla formazione giallorossa, come lo stesso Rigoli ha dichiarato in conferenza stampa ieri al Despar Stadium, per tutelare la salute e la tenuta fisica dei propri calciatori. Al mio fianco per questa partita, per farvi compagnia in questo pomeriggio, come sempre, Ernesto Francia. Ciao Ernesto. Ciao Antonio, buon pomeriggio a tutti i nostri amici tifosi. Eh sì, è una sfida importantissima questa del Football Club Messina contro il Rotonda. Ricordiamo, Rotonda reduce dal pari per 0-0 contro la Cireale, e quindi sicuramente non sarà un avversario da prendere sotto gamba per gli uomini di Mister Rigoli. Possiamo andare già con le formazioni, Antonio? Sì, andiamo, grazie anche all'ausilio delle nostre grafiche, con quello che sarà l'FC Messina di oggi. Ovviamente in porta c'è Francesco Marone, classe 99, da destra verso sinistra. La difesa si disegna con Aida da Silva, Domenico Marchetti è a sinistra, Casella, questa è l'unica novità rispetto alla vittoria di Biancavilla in mediana, Alessandro Marchetti e Agnelli a fare da schermo, Garetto a... alle spalle dell'unica punta Paolo Carbonaro. Sugli esterni ci sono Facundo Coria e Kylian Bevis. Coria in grande stato di forma, 2 gol per lui nelle ultime 2 partite. Siamo al fischio iniziale, tutto pronto allora per Football Club Messina Rotonda. Ricordiamo, undicesima giornata del campionato di Serie D. L'FC Messina insegue a 1 punto la CR Messina, oggi in scena contro la Polisportiva Santa Maria, con una gara in meno da recuperare, ancora senza data, contro il Marina di Ragusa. È iniziata la partita qui al Biagio Fresina con l'FC Messina che attacca da destra verso sinistra. Rispetto ai vostri videoschermi, viceversa, abbiamo il Rotonda. Vi diamo lettura anche della formazione di mister Boncore, con Polizzi, Sanzone, Goretta, Valenti, Ferreira, Saverino, De Santi, Scalaiò, Camacho, Boscaglia, Koulibaly. In gestione del pallone c'è l'FC Messina con Alessandro Marchetti scalato sulla zona difensiva, colpo di testa da parte di Bevis, Carbonaro in posizione di fuorigioco, se ne accorge l'assistente, già preso di mira dalla difesa Paolo Carbonaro, per lui rientro contro il Biancavilla. Partita sicuramente sufficiente, non dal punto di vista delle realizzazioni, Ernesto. Eh sì, Paolo Carbonaro cerca assolutamente il gol, oggi è un'ottima occasione per provarci a sbloccarsi in questo campionato. Dobbiamo ricordare anche un infortunio che l'ha tormentato per diverse settimane, anche durante la pausa. Adesso ora si spiega con un difensore del Rotonda. Dicevamo, il Rotonda che si schieda con un 3-5-2, che è il marchio di fabbrica di mister Boncore, che abbiamo saputo conoscere sulla panchina del Troina, lui che ha iniziato la stagione su quella dell'Icata prima di appunto approdare in Basilicata. Andiamo in diretta con Bevis che appoggia dietro per Casella. Casella sbaglia il lancio. Nella formazione messinese invece una sola novità rispetto all'11 che ha vinto brillantemente contro il Biancavilla: c'è Casella sull'out sinistro al posto di Ricossa, che va in panchina. Mister Rigoli anche nella conferenza appunto prepartita ha dimostrato di non tenere molto al turnover, ma di credere comunque a tutto il suo gruppo. Sì, poco turnover, ma come lui stesso ha detto, panchina ampia su cui si può puntare anche a gara in corso. Nel frattempo uno di quelli che ormai sono non tanto volti noti nell'FC Messina, ormai da più di un mese con la maglia giallorossa, Cristian Agnelli, ha avuto un impatto clamoroso sulla formazione di mister Rigoli. Siamo al secondo minuto di gioco, Agnelli ed Alessandro Marchetti sul punto di battuta di questo calcio di punizione, indicazioni di Polizzi alla barriera, ma c'è tanta confusione, un mischione già dopo appena 120 secondi. Le indicazioni di Boncore, il fischio da parte del direttore di gara Cannata, parte Agnelli col destro potente, sfiora il palo alla destra del portiere Polizzi, prima occasione di cui prender nota, calcio di punizione da parte di Cristian Agnelli che sfiora dunque il vantaggio per l'FC Messina. Primo brivido per la porta del Rotonda, Rotonda di mister Boncore che si disegna con un 3-5-2, diciamo un marchio di fabbrica per il tecnico che in Sicilia abbiamo tanto conosciuto, ex Troina, ex anche Ligata, anche se la stagione poi con la formazione del Bomber Cannavò non l'ha mai iniziata. Il tecnico che invece sta facendo comunque bene a Rotonda, probabilmente una squadra, quella lucana, che meriterebbe qualche punto in più rispetto alla classifica. Basti pensare quanto ha fatto bene con le big, o le presunte big, diciamo, di questo girone: la Cireale, lo 0-0 la scorsa settimana, il pari imposto anche alla CR Messina. E qui invece Bevis che fa fallo in attacco.
su Mattia Sanzone, uno dei tre della difesa del Rotonda, che prova ad allargare subito il gioco. C'è una vecchia conoscenza del calcio messinese, anzi più di una, quella che diciamo salta subito agli occhi è quella di Francesco Saverino, classe 2001, fece tanto bene l'anno scorso in casa CR Messina, ha ripreso il suo campionato dilettantistico proprio con i lucani, che cercano la prima occasione, si guadagnano un fallo per presunta gamba alta di Agnelli. Assolutamente sì, Antonio, hai ricordato di Saverino, ma dobbiamo anche dire che l'anima del Rotonda comunque è un gruppo che proviene dall'ex Troina insieme a Mister Buoncore, perché ci sono giocatori come Camacho, lo stesso Calaiò, lo stesso De Santis. In panchina poi siede anche Diop, l'attaccante colored ex Acireale, che ricordiamo l'anno scorso, oltre anche a Drissature, un altro difensore centrale molto promettente che l'anno scorso ha iniziato nelle file del Troina per completare poi la stagione al Savoia. Rimette il pallone in gioco proprio il Rotonda, mentre Domenico Marchetti chiude ottimamente. Dicevamo, Antonio, questa scelta di venire a disputare questa gara casalinga a Sant'Agata, dopo diverse settimane in cui il Football Club Messina comunque si allena sul terreno di gioco al Despar Stadium a Messina. Sì, probabilmente un manto molto simile a quello di via Polveriera, quindi magari la scelta anche da questo punto di vista per l'FC Messina, che qui riesce a disinnescare un tentativo del Rotonda dalla sinistra, diciamo del manto erboso, un sintetico su cui la formazione di Mister Rigoli si allena ogni giorno, e quindi la scelta di traslocare qui a Sant'Agata. Vedremo se sarà una scelta continuativa per la formazione del presidente Areno, se nelle prossime settimane ci saranno delle novità. Nel frattempo Alessandro Marchetti gestisce il pallone, con l'arrivo di Mister Rigoli ha trovato praticamente sin da subito la maglia titolare, non l'ha più lasciata il numero 13, il soldatino. Ora Da Silva lancia Carbonaro o Bevis, bene, ottimamente in chiusura Mattia Sanzone, attenzione a Casella per Bevis, il francese prova a saltare il diretto avversario, Casella sembrava dalla nostra inquadratura avesse tenuto il pallone in campo, non però per l'assistente del direttore di gara, che ha prontamente alzato la linea. Vi daremo ovviamente aggiornamenti anche sugli altri match del girone, non ancora si sono sbloccate le gare sugli altri campi, quindi continuiamo al quinto di gioco, quasi sesto, a seguire l'FC Messina. Casella perde il pallone dal pressing, allora ci prova Ferreira, che riesce a uscire la sfera bene, Boscaglia in avanti, Marchetti, attenzione al lancio per Carbonaro, da dimenticare il lancio, era partito anche in anticipo l'attaccante palermitano. Ernesto, un Rotonda come ce lo aspettavamo molto molto chiuso. Assolutamente sì, anche se la classifica parla di un tredicesimo posto, è un Rotonda che deve lottare nella zona play-out, ha dimostrato contro le grandi squadre comunque di saper stare in campo, abbiamo detto che l'allenatore è molto preparato, Mister Buoncore, e poi tra l'altro può contare comunque su un reparto d'attacco di tutto rispetto, mentre qua infatti proprio Goretta si guadagna questo fallo contro Da Silva. Goretta è anche il capocannoniere della squadra con tre reti, alla pari anche di Gori e Palma in casa Football Club Messina. Come possiamo vedere a queste prime battute, Carbonaro a fare la guerra con il trio difensivo del Rotonda, supportato poi dal resto della squadra. Comunque squadre molto corte, dobbiamo dire, si gioca veramente in meno di 30 metri di campo. Adesso Da Silva, che ormai è diventato un punto inamovibile la difesa al fianco di Domenico Marchetti, l'ultimo arrivato, lui ex Travani, Marone fa avanzare i suoi, come potete vedere dalle immagini, infatti le due squadre molto, molto strette, difesa alta del Rotonda che naturalmente si difende con 5 uomini in fase difensiva. Adesso Agnelli per Casella, la palla è ancora in campo, buono l'1-2, ma viene chiuso, Carbonaro si viene disinnescato, poi Ferreira riesce a regolare il pallone, entra in aria Ferreira, il tiro! Fuori il diagonale Ferreira, che ci abbatte il tiro, era un'ottima occasione, la prima grande occasione per il Rotonda al settimo di gioco. Un'occasione per parte dunque pareggiata adesso dalla formazione di Mister Buoncore, un rimpallo nel contrasto con Da Silva favorito, lo stesso Ferreira che ha potuto aprire il destro comunque abbastanza largo rispetto alla porta di Marone, perde la sfera soltanto per un momento Garetto, e ora il lancio verso Coria, che però non era partito, deve trovare probabilmente ancora le misure l'FC Messina in questi primi 8 minuti di gioco. Il Rotonda invece ben organizzato in campo ha fatto già capire che può far male alla formazione di Mister Rigoli. Adesso il lancio in avanti all'indirizzo di Ferreira, Domenico Marchetti senza marcature svetta, poi il pallone
viene fermato da parte del direttore di gara e c'è un calcio di punizione per l'FC Messina nella tre quarti offensiva. E ovviamente così distanti alla porta ci può andare Alessandro Marchetti, che col suo destro disegna sempre traiettorie molto interessanti sui tiri da fermo. È sicuramente una costante per mister Rigoli, come lo fu in passato per mister Gabriele e ancora prima per mister Costantino. Lui Agnelli sul punto di battuta, minuto 9 che sta per scoccare qui al Biagio Fresina, ancora nessun gol ma già due emozioni da una parte e dall'altra. Adesso aspettiamo l'esecuzione di questo calcio di punizione con Marchetti, è uno schema perché arriva Carbonaro, stoppa e lancia per Bevis, lo stop della francese, vediamo se riesce, non riesce a metterla dentro, si lamentano i giocatori dell'FC Messina per un presunto fallo sul francese della nostra zona e con tanti uomini davanti complicato poter dare delucidazioni sull'intervento, ma siamo già in campo con il Rotonda che ci prova, Ferreira oggi da partner a Gustavo Goretta e il calcetto da parte di Da Silva che stende il numero 19 del Rotonda. Eh sì, ci sarà da rivedere, episodio da Moviola, quindi quasi al decimo minuto di gioco, sicuramente il difensore è franato su Bevis, c'è da vedere appunto l'entità del contatto, ma ritorniamo in cronaca con il Rotonda che prova appunto a riproporsi in avanti, c'è Saverino che si propone a destra, bravo Bevis qui a recuperare palla, allora ancora Marchetti, Bevis prova a ripartire. Ricordiamo che il francese è stato probabilmente il migliore nella trasferta di Biancaville, una vera spina nel fianco della difesa etnea. Adesso Coria prova a rientrare sul sinistro, il cross di Aida, il pallone è per Polizzi. Piccola curiosità, il Rotonda forse è una delle poche squadre nel girone I a schierare il portiere over rispetto a una consuetudine comunque della Serie D di inserire una quota under proprio tra i pali. Palla recuperata prontamente dal Football Club Messina che adesso sembra aver alzato i ritmi. Alessandro Marchetti che agisce da play davanti alla difesa con Agnelli nel ruolo di mezzala. Il lancio verso Paolo Carbonaro probabilmente in posizione di fuorigioco. Vediamo se Carbonaro arriva sul pallone, ma viene segnalato comunque il fuorigioco. Solito gioco del numero 7 giallorosso sulla linea dei difensori, qua il lancio di Agnelli millimetrico, però posizione di fuorigioco, anche il secondo offside per l'attaccante palermitano. Sicuramente Antonio sarà importantissimo, oltre che ottenere i tre punti oggi in concomitanza anche del rinvio della gara della Cireale, ricordiamo per 5 calciatori risultati positivi al Covid, anche per mantenere comunque sia la striscia di vittorie e comunque quella continuità che è fondamentale in questo campionato per poi stare nelle prime posizioni. Sì, perché senza voler, nel frattempo c'è un tentativo del Rotonda però abbondantemente fuori, stavamo dicendo, c'è proprio Saverino, stavamo dicendo sicuramente ci sono delle ottime possibilità, sfortunatamente per l'FC Messina, di non giocare settimana prossima contro la Cireale, ovviamente con il protocollo bisognerà comunque attendere sempre giovedì, venerdì quando saranno fatti i tamponi di rito, ma diciamo che sono poche le possibilità che l'FC Messina settimana prossima giochi e quindi dopo questa partita ci saranno probabilmente due gare da recuperare e il prossimo appuntamento sarebbe fra due settimane in casa contro il Ligato. Adesso Domenico Marchetti lancia Bevis, Saverino prova a chiuderlo, l'uscita da parte di Polizzi, il lancio lungo, quello che non vorrebbe mai mister Rigoli da parte di Domenico Marchetti, in questo caso il difensore però non ha trovato una soluzione migliore, un po' spento Facundo Coria che diciamo ha fatto la differenza nelle precedenti uscite per quanto riguarda l'FC Messina, vediamo quando e se riuscirà ad attivarsi l'asso argentino, qui invece scappa un pallone dal possibile possesso di Carbonaro, riparte il Rotonda, largo a destra c'è Saverino, vediamo se lo va a servire Sanzone che preferisce invece le vie centrali, pressing di Carbonaro e di Bevis, ancora Sanzone all'indietro per Polizzi. Giro palla molto, molto ordinato del Rotonda con i due difensori che si vanno puntualmente ad allargare. Qui Alessandro Marchetti però molto bene, Carbonaro subito al cross, ancora Carbonaro prova ad aspettare l'arrivo di qualcuno in area di rigore, il suo esterno e la rimessa laterale. Chiaramente quando Paolo Carbonaro si allarga per cercare il cross, per cercare l'assist, diventa complicato perché in area di rigore poi non c'è una punta
per cercare di avventarsi appunto sui grosso, sui lanci dalle fasce. Aita per Domenico Marchetti, sale il centrale, ancora Gabriele Aita, vediamo se riesce a scambiare con Garetto, i due compagni di vivaio al Torino, ancora Garetto, il pallone passa per Aita, vediamo se va il cross all'indietro per Agnelli, l'idea non era niente male, ma ha capito tutto il Rotonda. Pressa adesso l'FC Messina che vuole sbloccare il risultato in questo primo quarto d'ora. Casella incespica col pallone, mette ancora all'indietro all'indirizzo del portoghese Extrapani da Silva. Si è spenta la manovra offensiva dell'FC Messina nella tre quarti del Rotonda e quindi deve ricominciare con i passaggi in orizzontale dei propri difensori, la formazione di mister Rigoli che è inginocchiato dentro l'area tecnica. Qui Agnelli, attenzione a Carbonaro, può allargare verso Casella il pallone, arriva adesso al Campano non con i giri giusti da parte di Paolo Carbonaro, infatti l'ultimo tocco è proprio di Casella che oggi sostituisce Riccardo Ricossa rispetto all'11 contro il Biancavilla. Nemmeno il provino prepartita per il terzino classe 2001 è stato idoneo per dare l'ok a mister Rigoli per schierarlo negli 11, quindi siede in panchina. Nel frattempo un fallo discusso per i giocatori dell'FC Messina, il Rotonda che ci può riprovare. 14esimo minuto sul cronometro qui al Biagio Fresina, ancora 0-0 e partita abbastanza bloccata tra FC Messina e Rotonda. C'è il rinvio da parte di Giuseppe Polizzi, cerca Saverino, Casella però va a controllare che il pallone superi l'out e quindi ancora 0-0 quando ormai sta per scoccare il quarto d'ora del primo tempo. Ancora Casella che rimetterà il pallone in gioco, Agnelli, Casella, subito il lancio in avanti per Carbonaro, bisognava pulirla l'area di rigore, qui però il colpo di testa puntuale da parte di De Santis che mette all'indietro per Polizzi. Eh sì, il lancio lungo è sicuramente, come hai ripetuto bene prima, qualcosa che mister Rigoli non accetta nel suo credo calcistico. Adesso però il Football Club Messina riconquista nuovamente il pallone, dobbiamo dire che in fase difensiva è il fiore dall'occhiello sicuramente della squadra giallorossa, miglior difesa del girone, anche in questo caso grande recupero, e adesso si riparte con Aida adesso che prova a cercare Garetto col suo inserimento, il pallone è abbastanza lungo, vediamo se il difensore riuscirà a coprire prima della palla che finisca fuori. Comunque c'è il fallo fischiato dall'arbitro, la carica di Marco Garetto, molto attiva Biancavilla, due grandi occasioni capitate proprio sulla sua testa non concretizzate, e ancora alla ricerca del primo gol pure Lander proveniente dal Torino, mentre rimette il pallone in gioco il Rotonda che possiamo definire la classica squadra di categoria quadrata e alla ricerca di punti per mantenere appunto la Serie D. Pallone lungo alla ricerca di Goretta, anzi di Ferreira, molto bravo Domenico Marchetti ad aggirarlo, allora Aita converge, riesce a servire Coria che apre su Da Silva, vediamo se riesce a dare sfoga a questa azione di gioco il Football Club Messina, il pallone probabilmente è troppo lungo per Bevis, è così, peccato, 1-2 cercato nello stretto fra Agnelli e Carbonaro per poi servire Bevis. Diciamo che i ritmi, Antonio, non sono molto alti in questa prima fase di gioco quando siamo giunti al 17esimo minuto. Si è sbloccato il... E attenzione perché c'è un primo aggiornamento, Antonio, a te. Sì, cambia il risultato tra Polisportiva Santa Maria da CR Messina, il gol di Domenico Maggio, capocannoniere del girone I, sempre più capocannoniere. E dunque il primo risultato è a sfavore della formazione di mister Novelli. Torniamo live qui al Biagio Fresina perché c'è una rimessa laterale in favore del Rotonda. Resta lì la formazione di mister Boncore che cerca di creare fastidio, pericoli verso la zona di Marone. Forse la gittata adesso è lunga a cercare Goretta, colpo di testa, c'è forse anche un fallo su Alessandro Marchetti, lo va a sanzionare adesso il direttore di gara, e quindi al 18esimo ormai del primo tempo. Ancora 0-0 il risultato tra FC Messina e Rotonda. Da Silva per Agnelli, lascia ad Alessandro Marchetti subito a sinistra da Casella, all'indietro ancora per Da Silva.
non riescono ad innescare né Bevis né Coria, i difensori o i centrocampisti del Football Club Messina, e quindi resta molto solo lì Paolo Carbonaro, che non può scalfire in questo momento la difesa dei lucani. Vediamo l'FC Messina ora con Da Silva, esce palla al piede sempre in maniera molto importante dal punto di vista della personalità, il suo lancio però col mancino è da dimenticare ancora una volta, sta insistendo con queste traiettorie lunghe la difesa dell'FC Messina. Sicuramente Rigoli sarà una delle cose che correggerà all'intervallo, intervallo che però ancora è molto lontano qui a Sant'Agata di Militello, con Rotonda che gira il pallone, Coria in pressing, lancio verso Coretta, Marchetti ci mette un piede, contrasto in difesa, Garetto, poi il lancio in avanti per Carbonaro, va a fare la guerra col difensore Paolo Carbonaro, rimane su Carbonaro, attenzione al tentativo all'indietro, non trova né Agnelli né Alessandro Marchetti, trova però Casella, non è finita l'azione, proprio Marchetti in zona di conclusione, preferisce largare a destra dove c'è Aida, vediamo se parte il cross del classe 2002, prende anche il fondo, si accontenta, non c'è calcio d'angolo. La bandierina alzata da parte dell'assistente, sarà semplice rimessa dal fondo per il Rotonda, proprio la mimica anche del corpo da parte di Aida ci aveva fatto pensare a un angolo, aveva quasi lasciato che il pallone superasse la linea di fondo, ma l'assistente era ben appostato, quindi diamo fiducia alla terna arbitrale, rimessa dal fondo per il Rotonda, quasi al 20° del primo tempo. Ritarda un po' il rinvio Polizzi. Antonio, sicuramente col fattore porte chiuse possiamo ascoltare le indicazioni dei due mister, dobbiamo sottolineare anche i complimenti di mister Boncore per ora alla sua squadra, ha urlato più volte bravi, soprattutto perché sta costringendo il Football Club Messina a ripetuti lanci lunghi che difficilmente riescono a innescare Paolo Carbonaro, soprattutto perché è stretto fra le maglie dei tre difensori. Adesso un nuovo lancio di Alessandro Marchetti proprio per Carbonaro, che come vedete appunto fa la lotta con tutti i difensori del Rotonda. Adesso stoppa la palla Goretta che cade a terra, altro fallo, molto fiscale l'arbitro, tantissimi fischi, poca fluidità di gioco fino ad ora che siamo giunti al 20° del primo tempo. Sì, si è giocato poco, molto spezzettata la gara anche per i fischi del direttore di gara. Come dicevi tu, Boncore fa i complimenti ai suoi e adesso intorno al 15° ha iniziato anche a dirgli di salire alla squadra, vuole cercare di mettere in difficoltà l'FC Messina anche in zona difensiva. L'ultimo tocco di Agnelli, la rimessa laterale in zona Saverino per il Rotonda, si muove Ferreira, Goretta, vediamo se riceve Gustavo Goretta, colpo di testa, Koulibaly insegue Casella, vediamo se riesce a chiuderlo il terzino campano. Rimessa laterale per l'FC Messina, dopo il contrasto. Casella fa uscire il pallone con un brivido per Alessandro Marchetti. Siamo già dall'altra parte con Aida in avanti per Cori, attenzione, l'intervento falloso e da cartellino giallo su Facundo Coria, mi sembra evidente. Vediamo di chi si tratta, dovrebbe essere il numero 16 Valenti ad aver tranciato Coria in possibile ripartenza, e quindi prima ammonizione del match per il Rotonda è Valenti ad aver preso la sanzione dal direttore di gara, che ricordiamo è il signor Daniele Giuseppe Cannata, sezione di Faenza, assistenti Giovanni Pandolfo di Castelfranco Veneto e Matteo Della Santa di Trieste. Torniamo live ringraziando anche Mirko Giacobello, oggi il nostro operatore di ripresa qui al Biagio Fresina. Domenico Marchetti per Da Silva, per poco non sbaglia il controllo, riesce a recuperare, poi Agnelli per Casella, ancora all'indietro, il pressing inizia nella tre quarti dell'FC Messina e sta mettendo molto in difficoltà la formazione di mister Rigoli, qui anche con un po' di fortuna e con un pizzico di esperienza Da Silva si guadagna la rimessa laterale. Casella, la rimessa di Casella verso Garetto, colpo di testa, poi Carbonaro, attenzione. Coria mette ordine per Alessandro Marchetti, vicino l'altro Marchetti, Domenico. Veste la fascia di capitano, ricordiamo solo panchina per Giovanni Giuffrida. Alessandro Marchetti in avanti per Garetto.
fatto con Coria che poteva controllare, non è riuscito però a farlo l'argentino. Poi il lancio all'indirizzo di Ferreira con il petto per Goretta, occhio al rotonda. Goretta allarga per Valenti. Molti palloni passano da Boscaglia per quanto riguarda il rotonda, e lui il cervello, diciamo, da mettere al confronto con Cristian Agnelli quest'oggi per costruttori di manovra. Lo stesso Agnelli che qui riesce a uscire, poi Carbonaro, attenzione perché subisce fallo il numero 7, ed è questo il fischio da parte del direttore di gara, non preso bene dai dirigenti della rotonda oggi in tribuna. Oltre 1100 contatti nella nostra diretta fin qui, vi ringraziamo per passare il pomeriggio con noi qui al Biagio Fresina. Quando si sblocca un altro risultato, il secondo di giornata, il Troina sblocca la gara contro il Rende 1-0 di Luca Figarotta, che qui al Fresina è stato di casa fino a poco tempo fa. Vi ricordiamo, aveva iniziato la stagione alla città di Sant'Agata e adesso fa le fortune della formazione rosso-blu. Seguiamo l'FC Messina in avanti, Garetto, Agnelli, forse un fischio non da parte del direttore di gara, allontanato il pallone in rimessa laterale. Casella si andrà ad occupare della rimessa laterale, cerca all'indietro da Silva. Non forza il gioco l'FC Messina, ancora con Domenico Marchetti, sempre in orizzontale da Silva. Fino a Marone il palleggio della formazione messinese. Ancora Marone per Domenico Marchetti. Passaggio su Aita, riesce a far passare il pallone da Garetto, poi Coria, ancora Aita, rimessa laterale in favore del rotonda. Abbastanza palesi gli errori da parte degli assistenti da una parte e dall'altra, mi sentirei di dire, perché nemmeno in casa rotonda si è molto felici fin qui dell'arbitraggio, nessun episodio ovviamente importante, ma manca almeno un paio di rimesse laterali sia da una parte che dall'altra. Adesso l'out battuto dalla formazione in maglia verde, Carbonaro col tacco per Coria, recuperato il pallone dell'FC Messina, Coria, Bevis non riesce a controllarla, non era male l'idea per la ripartenza della formazione di Mister Rigoli, ancora lì in ginocchio nella sua postazione, che guarda Casella servire Coria. Ancora l'argentino per Carbonaro, poi Bevis all'indietro per Agnelli e rimane giù Carbonaro. È il secondo calcio che si prende l'attaccante palermitano, probabilmente stavolta ci sarà necessità da parte dei sanitari quando arriva il secondo giallo di giornata. Ancora una volta per il rotonda, l'ammonizione se non andiamo a dire a Boscaglia, 63 sulla maglia, sì è proprio lui, vice capitano del rotonda, un calcio a prendere solo le gambe di Paolo Carbonaro che rimane giù. Vediamo cosa succede, se non ci sono grossi problemi e se con lo spray magico il calciatore palermitano potrà continuare la sua partita. Nel frattempo siamo al 26esimo, poche le novità dagli altri campi. Partite molto bloccate in questa serie di quest'oggi, ricordiamo non si giocano per positività al Covid le partite tra Dattilo e Marina di Ragusa e Castrovillari-Acireale, quindi una partita che ha segnare sul taccuino, quella della formazione di Mister Pagana che ricordiamo in questo momento è a pari punti con l'FC Messina, anzi con quel pari che sta maturando adesso al Fresina, l'FC Messina sarebbe avanti di un punto. Nel frattempo Carbonaro, dopo le visite da parte del dottor Pedralito, del fisioterapista Rosario Cutulli, può tornare regolarmente a disputare la partita, anche se sembra parecchio acciaccato il numero 7. Casella, colpo di testa, Agnelli per Alessandro Marchetti, inseguito da Goretta, poi Aita, lancia per Carbonaro, il movimento di Carbonaro c'è, anche quello di Bevis, poi Agnelli, c'è un fallo in attacco fischiato a Kylian Bevis. Vengono forse anche troppo favorite le difese in queste scelte, Ernesto.
Assolutamente sì, mentre arriva ora un risultato importante perché segna la Città Novese contro il Roccella con il gol di Cosenza nel derby calabrese. Sì, Antonio, come dicevamo precedentemente, 27 minuti di gioco, ma pochissimo gioco abbiamo visto fino ad ora qui a Sant'Agata, tantissime interruzioni, anche in questo caso un semplice scontro di gioco, non c'era assolutamente il fallo di Bevis. Fatto sta che si ripartirà con un calcio di punizione per Polizzi e per il Rotonda. Gioco frammentato, ma soprattutto è la partita che vuole il Rotonda, naturalmente, per mantenere appunto il Football Club Messina lontano dalla propria area di rigore, dalla propria metà campo. Ora si lotta ancora a centrocampo. Duro scontro, ma alla meglio ancora Ferreira, che è un attaccante molto strutturato. In questo caso è bravo Garetto, che anche lui, oltre 1,90 m, riconquista il pallone con questo fallo laterale e riparte quindi da Silva, che apre sulla destra per Aita. Vediamo se si appoggerà su Domenico Marchetti. Tanta pazienza, come professa sempre mister Rigoli, nella manovra alla ricerca del corridoio vincente, anche perché su un campo così stretto è difficile sviluppare un gioco poi totalmente sulle fasce, Antonio. In questo caso quindi il gioco fra le linee di Facundo Coria può essere decisivo. Ritorniamo in cronaca con Alessandro Marchetti, che agisce anche da play difensivo, da ultimo uomo. Fa girare il pallone appunto il Football Club Messina. Ancora Marchetti, il Rotonda attende e Marchetti torna indietro per far venire fuori proprio il Rotonda, che non ha nessuna intenzione appunto di alzare il baricentro. E qua il lancio di Marone è completamente sballato. E bisogna alzare i ritmi, Antonio, bisogna cercare più fraseggi, soprattutto in verticale. Sì, deve trovare una soluzione ovviamente l'FC Messina a questo Rotonda così chiuso. Nel frattempo si è sbloccato un altro risultato, Paternò in vantaggio contro il Biancavilla, gol di Calogero Lapiana. Ancora bene gli etnei dopo la sconfitta. Il pareggio subito il Biancavilla, comunque col gol di Lucarelli. Max Lucarelli quindi pareggia, botta risposta tra Paternò e Biancavilla. Torniamo live, quasi la mezz'ora qui al Fresina, lancio in avanti per cercare Coria, la sterzata dell'argentino, danza sulla linea dell'out, ancora Coria, mette all'indietro per Aida. Domenico Marchetti, vediamo se si crea il varco giusto da Silva, preferisce tenere lì il pallone. Poi Casella, prestato da Koulibaly, Alessandro Marchetti per Agnelli, ancora da Casella. Bevis, bene qui l'FC Messina, attenzione ad Agnelli, prova il passaggio per Carbonaro che stoppa, Carbonaro se la porta sul mancino, Carbonaro! La parata da parte di Polizzi, gran intervento del portiere del Rotonda, ma grande azione anche per quanto riguarda l'FC Messina con Carbonaro che dunque sfiora il gol del vantaggio, lanciato meravigliosamente da Agnelli in verticale, tutta bella però l'azione dei giallorossi quando fuori, anzi alle spalle della porta. E De Santis, sì, De Santis che sembra aver avuto la peggio in un contrasto di gioco, forse proprio franato sul cartellone che adesso è stato rialzato da uno degli inservienti di bordocampo. Nel frattempo torniamo live perché c'è un calcio d'angolo importante in casa FC Messina. Alza la mano Alessandro Marchetti, sarà uno schema probabilmente. Vediamo cosa si inventa la formazione di mister Rigoli. Parte adesso Marchetti, pallone fuori all'indirizzo di Agnelli che col colpo di testa rimette ancora per Alessandro Marchetti, che però è in posizione di fuori gioco. Qualunque fosse l'idea da parte dell'FC Messina non è assolutamente riuscita e credo che si sia anche ripreso per fortuna De Santis, che potrà rientrare sul terreno di gioco dopo una brutta botta. Prima grande occasione del Football Club Messina e come dicevamo, Antonio, ora che siamo alla mezz'ora, azione manovrata, tutto di prima. Aspetta Ernesto, ti fermo perché c'è un altro parziale che si è sbloccato molto importante. Mister Giampà non sembra iniziare bene con la Città di Sant'Agata perché il San Luca con Alessio Levec è in vantaggio. E il San Luca ovviamente mantiene una posizione di tutto rispetto in questa classifica. Adesso altro intervento duro su Carbonaro, che è letteralmente picchiato in questo primo tempo. L'arbitro non sanziona il gioco e Carbonaro rimane a terra e Rotonda non rimane. E mentre ora anche Boncora ha qualcosa da ridire alla panchina giallorossa, Carbonaro si lamenta molto, si avvicina anche Domenico Marchetti, il fallo è abbastanza netto su Carbonaro e l'arbitro in questo caso non ravvisa nulla.
ed è già il terzo intervento duro sull'attaccante messinese, tutti attorno a Carbonaro, e naturalmente l'arbitro, dopo aver fischiato tanti falli anche abbastanza lievi, in questo caso deve cercare di mantenere il match sui giusti binari per evitare il nervosismo. Già due ammoniti, come dicevamo, tra le file del Rotonda. Adesso l'arbitro, vediamo se richiama qualcuno vicino a sé. C'è Marchetti, c'è anche il numero 25 Calaiò, difensore centrale. Si rialza fortunatamente Carbonaro, anche se si spiega adesso con Boscaglia. Però l'ennesima pausa di questo primo tempo, naturalmente crediamo che ci dovrà essere qualche minuto di recupero concesso dall'arbitro. Adesso l'arbitro parla proprio con Carbonaro e attendiamo quindi che si spieghino i giocatori in campo. Naturalmente, tornando prima a quello che stavamo dicendo, prima grande azione manovrata del Football Club Messina, Paolo Carbonaro si è liberato benissimo al tiro, bravo Polizzi sul primo palo, lo specchio della porta era abbastanza stretto lì per il diagonale, mentre adesso il Football Club Messina sportivamente restituisce il pallone al Rotonda. Siamo al 33esimo del primo tempo, reti bianche al Biagio Fresina di Sant'Agata Militello, tra FC Messina e Rotonda, non si sblocca il risultato, il Rotonda prova l'offensiva. Aita chiude in rimessa laterale con il colpo di testa. Le caselle degli under, Aita ha sempre più preso confidenza con quella 2002, possiamo considerarlo ad oggi il titolare per quella quota, anche se l'FC Messina sta andando sul mercato anche per rimpolpare appunto il reparto under. È arrivato in settimana l'ufficialità di Cristian Cangemi in prestito dal Palermo. Garetto lancia in avanti per Carbonaro, colpo di testa di Carbonaro che adesso forse ci va anche giù pesante con gli avversari dopo averle tanto prese, crede sia il caso di darle. Koulibaly, Bevis all'indietro per Marchetti che allarga intelligentemente per Casella, sinistro di Casella all'indirizzo di Carbonaro, sta scattando Bevis, Carbonaro contro Koulibaly, ancora Carbonaro e subisce fallo. E adesso forse il direttore di gara per compensare un po' con alcuni fischi che non arrivano sta fischiando anche un po' troppo, per nostra fortuna, per fortuna dell'FC Messina, a favore della formazione giallorossa, ma sembrava appunto che Koulibaly avesse preso solo la posizione su Carbonaro, che però appunto aveva il credito di qualche fallo subito precedentemente. Marchetti e Agnelli sul punto di battuta. Agnelli vuole il rispetto della distanza, non va tutto bene per il direttore di gara. Alessandro Marchetti, lo schema, Bevis, spalle alla porta, ancora Bevis, Carbonaro cerca la scucchiaiata per Da Silva, che però è fermato in posizione irregolare, colpisce anche il palo Da Silva, ma c'è fuori gioco, secondo l'assistente del direttore di gara che ha subito alzato la bandierina. 35esimo sul cronometro, 0-0 tra FC Messina e Rotonda, una partita che, scusate il gioco di parole, è partita col freno a mano, adesso però si sta accendendo con tante occasioni, ci sta quantomeno provando l'FC Messina a alzare il ritmo. Polizzi, Rotonda che comunque non sta assolutamente demeritando fin qui, creando anche qualche apprensione con quei due attaccanti così forti fisicamente come Ferreira e Goretta. Qui attenzione perché il pallone è stato toccato a un giocatore dell'FC Messina, fa bene Casella a mettere in rimessa laterale per non provocare un angolo agli avversari. Koulibaly, zona cross, Agnelli gli dice di no, ancora Saverino alla rimessa laterale, pallone all'indietro. Ma si perde non nulla di fatto l'occasione con il pallone che finisce tra le mani di Francesco Casella, ancora un tentativo di Carbonaro. Poi lancio verso Goretta, colpo di testa di Da Silva, interviene per un giocatore del Rotonda, attenzione a Camacho, poi il tentativo vincente, Rotonda in vantaggio, si sblocca il risultato al 36esimo, Ernesto Zampada che alla fine è arrivata per la formazione lucana ed è 0-1 al Biagio Fresina. Assolutamente sì, una zampata. Adesso ci sono proteste da parte dei giocatori del Football Club Messina per un fallo di mano precedente, ma bellissima zampata con il tocco di punta che è andato a terminare nell'angolino basso. Marone non ha potuto niente, quindi questo è un risultato importante che cambia. Adesso il Football Club Messina non può permettersi
di attendere ancora qualche minuto per il numero 19 Ferreira per cercare il pareggio già prima del fischio di questo primo tempo. Adesso proprio il Ferreira va ad abbracciare mister Boncore, grande gol dell'attaccante del Rotonda. E adesso ancora l'arbitro non fa riprendere il gioco, si riparte in questo momento, quindi 1-0 per il Rotonda con il gol di Ferreira. Coria riesce a darla a Daida e adesso il Football Club Messina è chiamato ad alzare il baricentro. Domenico Marchetti per Da Silva, il pressing alto di Koulibaly, naturalmente ora il Rotonda anche sulle ali dell'entusiasmo, il rilancio di Marone che pesca proprio Agnelli che ha spazio, vediamo se riesce a cercare Casella, invece va da Carbonaro si gira. Football Club Messina subito in avanti, palla per Garetto in aria, riesce a toccare per Carbonaro supera tre uomini, riesce a crossare, il pallone è lungo, Coria la rimette in mezzo, il pallone è lì, c'è Garetto che cade a terra, non c'è niente per l'arbitro, qua sembrava abbastanza netto l'intervento del difensore sopra su Garetto, per l'arbitro non c'è niente, Garetto era sicuramente davanti al difensore che gli è franato di sopra, infatti sono tantissime le proteste adesso di mister Boncore con i suoi tesserati. Grande reazione del Football Club Messina, un rigore abbastanza netto questo qua per i giallorossi. Fatto sta che siamo al 39esimo di gioco e il Rotonda conduce per 1-0. Adesso con tutta calma rimette il pallone in gioco lungo, Domenico Marchetti prova a staccare e sarà rimessa laterale proprio per il Football Club. Vediamo che prova subito a rimetterla in piedi l'FC Messina questa partita. Abbiamo visto l'occasione abbastanza palese, comunque sembrava evidente dalla nostra zona il rigore su Garetto, ma inutile piangere sul latte versato perché adesso l'FC Messina deve attaccare, deve fare di più, cosa che non ha fatto nei primi 35 minuti. Dalla destra ci prova Facundo Coria, mette all'indietro per Agnelli, il cross di Agnelli all'indirizzo di Bevis che salta, non c'è nessuno, esce Polizzi, vediamo se arriva sul pallone, sì è così, bene il portiere del Rotonda molto sicuro anche sul pressing di Carbonaro. Polizia al rinvio, più di 5 minuti, più eventuale recupero sul cronometro qui alla Fresina, colpo di testa di Da Silva. Resta giù un giocatore del Rotonda che però attacca con Valenti sulla sinistra, vediamo se riesce a mettere il traversone in mezzo, prende il fondo, arriva il cross, Marone. C'è calcio d'angolo, l'assistente fischia ancora una volta. Dice che il pallone ha superato tutta la linea sul cross e deviato. E quindi nuova occasione per i Lucani con il corner che verrà battuto da Goretta. È il numero 10 che si appresta al corner, salgono le torri. In casa Rotonda, nel frattempo San Luca in 10, ricordiamo in vantaggio contro il Sant'Agata, è stato espulso Spinaci. C'è una mischia sul secondo palo che il direttore di gara va a reverbuire. Goretta, si muove Ferreira. Adesso Goretta, vediamo se riesce a mettere il cross in mezzo, ce l'ha sul mancino, ruba il pallone all'FC Messina, non riesce però a farlo definitivamente. Rimessa laterale già battuta, attenzione al Rotonda pericoloso, poi Agnelli mette Pulizia nella manovra, Carbonaro non riesce ad agganciare, ancora Rotonda, buon momento per la formazione di mister Boncore, la conclusione parata in due tempi da Francesco Marone. Ricordiamo per chi si fosse collegato soltanto adesso, parziale dice 0-1 in favore del Rotonda con il gol da parte di Ferreira. Arrivato intorno al 35esimo, FC Messina che deve rimontare, FC Messina che si è lamentata parecchio per un rigore non assegnato all'indirizzo di Marco Garetto. Poco dopo il gol del vantaggio della formazione di mister Boncore e adesso Marone. Ha rimesso il pallone in gioco, 4 minuti, anzi 3,
prima della fine del primo tempo più recupero. Vediamo l'FC Messina se riesce a pareggiarla nel primo tempo, se andrà in svantaggio all'intervallo. Marchetti, Domenico Marchetti riceve dall'altro Marchetti, Alessandro, poi allarga ad Aida sulla destra. Ancora Marchetti, bisogna cercare più il possesso con Coria probabilmente, perché è sembrato un po' avulso rispetto al gioco l'asso argentino. Riceve adesso il pallone, vediamo se prova ad inventare qualcosa. Uno contro uno col diretto avversario, gioco di gambe, ne arriva un secondo, riesce a conquistarsi la rimessa laterale. Coria, resta avanti il Football Club Messina, 43esimo in pratica, che sta per materializzarsi sul nostro cronometro. Carbonaro difende il pallone, prova ad uscire Carbonaro, ancora una volta steso, senza fallo. Direttore di gara non pienamente sufficiente. Mentre il team manager del Football Club Messina sta per darci anche il recupero, noi però seguiamo l'azione con Garetto per Aida. Cross di Aida, dentro c'è Bevis, scarica lì indietro Carbonaro, esterno, un po' troppo pretenzioso, che si spegne sul fondo. Non riesce a concludere verso la porta l'FC Messina. Siamo pronti anche a darvi luce sull'extra time del primo tempo. 1 minuto e 30 al 45esimo. Il Rotonda prova con Valenti, lancio in avanti, poi da dimenticare il passaggio per la formazione di Mister Boncore, che è indiavolato nella propria area tecnica, sta trascinando letteralmente i suoi a questo importante risultato fin qui per il Rotonda. Riesce Coria a servire Alessandro Marchetti, deve trovare una chiave diversa Mister Rigoli nel secondo tempo per cercare di scongiurare la sconfitta che si sta materializzando oggi al Biagio Fresina. Da Silva, non c'è il compagno da servire, c'è Alessandro Marchetti che è scalato nella linea dei difensori, poi l'altro Marchetti, Domenico per Coria, si gira Coria bene per Garetto, che prova ad inserirsi insieme a Bevis, allontana il pericolo in Rotonda, chiude l'FC Messina il primo tempo in avanti con un calcio d'angolo, sale Domenico Marchetti, sale Da Silva e Alessandro Marchetti a incaricarsi invece della battuta, non è stato dato ancora il recupero qui al Biagio Fresina. 30 secondi alla fine del primo tempo da cronometro e c'è Alessandro Marchetti, tante torri lì al centro, vediamo se le sfrutta l'FC Messina. Alessandro Marchetti, il cross dentro, il pallone rimane lì, Domenico Marchetti cade in aria, non fallosamente il direttore di gara indica questo, e allora si può continuare con Aida per Marone, ancora per Aida, molto tranquillo il portiere della formazione giallorossa, lancio verso Domenico Marchetti che era rimasto in avanti, da dimenticare, solo uno di recupero, siamo già dentro l'extra time a dire la verità, quindi circa 30 secondi, FC Messina sotto al Biagio Fresina contro il Rotonda, 0-1 il gol da parte di Ferreira, sta decidendo la partita, adesso la rimessa con Saverino. Cerca Goretta, colpo di testa di Casella in anticipo, Alessandro Marchetti, vediamo se c'è il tempo ancora per un'occasione in casa FC Messina, il pallone però è un po' fuori dalla portata di Aida che riesce a recuperare, fallo, punizione, vediamo se il direttore di gara farà battere o se non ci sarà il tempo, sembra che voglia concedere, sì, ultima azione di questa prima parte di gara con Agnelli, allarga il gioco all'indirizzo di Bevis, lo stop di petto del francese. Non c'è spazio e c'è la fine del primo tempo. Noi ci prendiamo una pausa, ricordiamo il risultato al Biagio Fresina 0-1 tra Football Club Messina e Rotonda, decide il gol di Ferreira.
Nuovamente dal Biagio Fresina di Sant'Agata, 0-1 in questa undicesima giornata tra FC Messina e Rotonda, il risultato che ci ha consegnato un primo tempo tatticamente di grande fattura per la formazione di mister Boncore, che ha chiuso praticamente ogni spazio a quella di mister Rigoli, trovando il gol con Ferreira. Si può ripartire con gli stessi 11, non ci sono infatti cambi né da una parte né dall'altra, e quindi questo è il secondo tempo che è iniziato ormai da pochi secondi. Ernesto, cosa deve fare l'FC Messina per cercare di ritrovarsi in questa partita dove è apparso un po' sterile nel primo tempo, ecco? Sicuramente ci aspettiamo un ritmo più alto, più aggressività, come in questo caso Garetto, che viene anche strattonato e addirittura l'arbitro non fischia il fallo, fallo clamoroso in questo caso non fischiato a Garetto. Si riprende con lo stesso canovaccio allora del... Sicuramente alzare il ritmo, alzare il baricentro del Football Club Messina se vuole recuperare questa partita, una partita molto complicata. Che si intende molto bene, e adesso un fischio dell'arbitro, tiene il pallone Ferreira che lo allontana, l'arbitro deve cercare di tenere appunto a bada i 22 in campo, 22 che vengono confermati dai due allenatori, mister Rigoli e mister Boncore, perché non ci sono cambi al fine del primo tempo. Andiamo in cronaca con Aida che prova il tocco verso Cori e il pallone termina direttamente in fallo laterale. Sicuramente Antonio ha delle armi il Football Club Messina in panchina per cercare anche di cambiare atteggiamento sia tattico che tecnico in campo. Dal punto di vista offensivo sicuramente Mukiele e D'Ambros sono due calciatori da tenere in seria considerazione per questo secondo tempo, non solo però ovviamente gli attaccanti, perché ricordiamo in panchina ci sono Giuseppe Palma, Giovanni Giuffrida per quanto riguarda il centrocampo, così come il 2002 Gil, e poi difensori Quitadamo e Fissore per chiudere Ricossa e Tocci in panchina. E vediamo un po' come il Rotonda approccerà in questo secondo tempo, perché se è praticamente stata perfetta la formazione di mister Boncore nella prima parte di gara, chiaramente bisognerà attaccarla in maniera diversa. Qui con Aita per Garetto, pallone forse lungo per il numero 80, e qui un difensore del Rotonda incespica sul pallone. L'ultimo tocco dovrebbe essere stato di un giocatore in maglia verde, ma non è così. Per l'assistente del direttore di gara Terna, che sicuramente non possiamo promuovere nel primo tempo, tanti gli episodi che ci hanno lasciato più di qualche dubbio, anche delle banali rimesse laterali o rimesse dal fondo, non c'è stata tanta sicurezza da parte della Terna, su cui pesa il possibile errore di un calcio di rigore non dato a Garetto pochi minuti dopo il vantaggio del Rotonda. Adesso Casella per l'FC Messina, all'indietro per Da Silva, largo a destra c'è Domenico Marchetti, il pallone lo riceve Alessandro Marchetti, adesso per il capitano e numero 5 Marchetti per Aita, di prima da Alessandro Marchetti, si muove Carbonaro, si muove anche Bevis, e qui il pallone nel corridoio per Carbonaro, la rimessa laterale è per il Football Club Messina, la batte veloce Paolo Carbonaro, la mette all'indietro da Domenico Marchetti, poi Jo Da Silva, ancora il portoghese, testa alta, vediamo se trova un compagno lì vicino, Domenico Marchetti ancora una volta, il lancio su Garetto, poi è per Coria, fuori gioco di rientro fischiato al numero 10, e tantissime le emozioni che sta vivendo mister Boncore in panchina, assolutamente uno che si lascia trasportare dalle emozioni nel bene e nel male, ma fin qui è tutto bene per lui. Garetto, attenzione, riconquista il pallone, palla piena per lui, lo scambio Carbonaro Coria, Coria in zona tiro, vediamo se allarga per Bevis, lo fa adesso il francese, uno contro uno con Saverino, ancora Bevis in area, Bevis esagera col possesso, perde il pallone il Football Club Messina, lo fa soltanto per un momento, ancora il pallone da Di Agnelli, non arriva a Carbonaro, gran chiusura da parte della difesa del Rotonda, poi qui ancora il Rotonda ci prova, si guadagna un'importante rimessa laterale per tenere l'FC Messina lontano dalla propria area di rigore, ma abbiamo visto come Coria, se è trovato fra le linee, può potenzialmente scardinarla la difesa del Rotonda, è stato forse troppo largo a destra nel primo tempo. Assolutamente sì Antonio, mentre c'è tanto nervosismo adesso tra le fila del Rotonda, fra mister Boncore e alcuni elementi della sua squadra. In precedenza bello il passaggio filtrante di Agnelli, ottimo l'intervento della difesa perché Carbonaro poteva presentarsi da solo davanti al portiere, ora lo scambio fra Facundo Cori e Garetto, il pallone si impenna, torna indietro rischiando, interviene Polizzi ottimamente, che errore della difesa del Rotonda, ma adesso il Football Club Messina deve premere perché è perforabile la difesa
e dai Lucani, anche qui Polizzi miracoloso perché Bevis si era avventato sul pallone, sull'errore difensivo, e allora Coria per Aida, si torna indietro da Domenico Marchetti. Il Football Club Messina sta schiacciando in rotonda, ma bisognava aspettarsela, un canovaccio diverso in questo secondo tempo, proprio Agnelli sul pallone, serve Casella, lui non è un mancino, vediamo se arriva il cross, in questo momento il pallone per Carbonaro che cade e in aria non c'è nulla, ma il pallone viene riconquistato ancora da Joao da Silva per Casella, fermato a Saverino, lo salta invece Casella che cerca Agnelli per Bevis, Bevis punta l'uomo, ancora Bevis, vediamo se va il cross completa sballato da parte di Bevis. Ci vuole calma, c'è il tempo, però il Football Club Messina è partito col piglio giusto, Antonio. Sì, chiaramente si comprende la fretta dell'FC Messina di cercare subito il pari, ma mancano ancora 40 minuti, tanto da giocare qui al Biagio Fresina, qui una scelta sbagliata da parte di Bevis che nel forzare il cross con il piede non naturale il mancino l'ha totalmente sballato. Adesso il rinvio di Giuseppe Polizzi, lui che ha risposto presente sul tentativo di Carbonaro, mentre credo ci siano già i primi movimenti in casa FC Messina per vedere qualche cambio. Vediamo di chi si tratta. Nel frattempo Casella sale sulla sinistra. Agnelli ancora all'indietro, attenzione, da Silva deve metterci il piede e deve spazzare così, non era perfetto il preciso di Cristian Agnelli in questo caso. Ora la rimessa laterale con Valenti, ricordiamo ammonito il numero 16 del Rotonda nel primo tempo. E adesso è Goretta, bene, molto bene nel pulire il possesso per i suoi, poi il tocco di Agnelli favorisce Carbonaro, ancora Agnelli per Bevis, il francese da Casella, Casella lancia in avanti per Carbonaro, forse sul filo del fuorigioco, non viene segnalato ma il pallone è per il Rotonda, ancora Valenti all'indietro. Sembra essere arrivato dunque il momento di Giuseppe Palma sul terreno di gioco, ora Garetto, vediamo se riesce a uscire, sì, dal pressing, poi Coria, attenzione, ne ha due addosso Coria, voleva il fallo non accordato dal direttore di gara, qui Agnelli deve invece rincorrere Gustavo Goretta, bene il suo movimento, poi allarga sulla destra dove c'è Saverino, prende campo il Rotonda, ancora Saverino, siamo nella zona dell'area di rigore, il tentativo di Da Silva che... No, di Casella, scusate, ottima la sua chiusura. Bevis per Carbonaro, il palermitano subisce il fallo, se lo fa fischiare dal direttore di gara Cannata. Giuffrida dà le ultime indicazioni anche lui a Palma che sembra essere pronto per entrare sul terreno di gioco. Nel frattempo Alessandro Marchetti per l'atto, Marchetti, Domenico. FC Messina che continua a passarsi il pallone nella propria tre quarti. Agnelli in avanti per Bevis, Bevis si gira, non riesce a trovare il pallone, lo ritrova invece Paolo Carbonaro, ancora a lottare il palermitano e a perdere il possesso Goretta, c'è un po' di spazio Marchetti su di lui, sta rientrando Casella, si muove la zona offensiva del Rotonda e si guadagna un buon fallo perché c'è anche un cartellino giallo per Alessandro Marchetti. Quindi primo ammonito in casa FC Messina, si tratta di Alessandro Marchetti all'ottavo di gioco. Vediamo se arrivano i cambi per Mister Rigoli o se ancora si temporeggerà e ci sarà spazio per questa punizione. Sembra proprio così. Boscaglia per battere il calcio di punizione. Si fa dare il pallone, gioca sulla destra. Bevis chiude tutto, ancora Bevis a rinviare, dove ci sono solo giocatori in maglia verde, poi lancio in avanti, Marone presa sicura. Rinvio di Marone, attenzione a Carbonaro che rincorre il possesso della sfera, c'è stato il colpo di testa di un difensore del Rotonda, Carbonaro si accontenta della rimessa laterale, prende la sfera, la dà subito a Gabriele Aida. Domenico Marchetti, adesso l'FC Messina deve sforzarsi di più, deve cercare il pari. Sarebbe ideale trovarlo entro l'ora di gioco.
ma di fronte c'è un Rotondo assolutamente in grado di tenere il campo, come ha dimostrato finora Coria. Il possesso non è perfetto, Agnelli interviene con il colpo di testa, ancora Agnelli, c'è Aida che si sta liberando a destra, lo vede Cristian Agnelli, Aida lo stop a seguire, prova a saltare il diretto avversario Aida, che però ancora ha il possesso, lo tiene, vediamo se va al traversone Aida. Trova una deviazione, sfera che rimane ancora lì, colpo di testa e rimessa laterale per l'FC Messina. Aita è pronto a battere, vediamo se cerca una lunga gittata, sì all'indietro però per Domenico Marchetti. Riceve il pallone il capitano del Football Club Messina, poi Alessandro Marchetti, largo da Da Silva a sinistra. Si cerca il passaggio lungo ma è errato ancora una volta. Non c'è spazio per le manovre offensive della formazione di mister Rigoli. Dall'altra parte invece si fa apprezzare ancora una volta Ferreira. Ferreira col destro, il palo. Rotonda sfiora il 2-0. Rotonda ben raccolto nella prima metà campo e poi a far male con queste ripartenze. Qui solo palo esterno per il brasiliano. Poi il rinvio di Marone, trova addirittura Coria, ancora Coria. Vediamo che serve Agnelli, arriva Cristian Agnelli, prova a passare in mezzo a due, in mezzo a tre. Rinvia Saverino in area di rigore. Ancora FC Messina che non riesce a fare le sostituzioni. Saranno addirittura tre perché ci sono anche Gille Ricossa, quindi cambia volto alla propria formazione mister Rigoli per cercare la rimonta contro il Rotonda. Domenico Marchetti, il pressing dei giocatori offensivi del Rotonda, Da Silva. Alessandro Marchetti, sempre giro palla del Football Club Messina, non c'è il varco ancora una volta, Da Silva per Aida, troppo lungo il tentativo del portoghese e si perde un altro possesso. Tre cambi allora per il Football Club Messina, tre dentro, Giuseppe Palma, Thomas Gill e Riccardo Ricossa, quindi un 2002, un over e un 2001. Vediamo a chi toccherà uscire. Fuori Alessandro Marchetti, dentro Giuseppe Palma, questa è la prima scelta di mister Rigoli. Più muscoli nel centrocampo adesso per magari cercare anche di trovare degli spazi di forza. Non arrivano aggiornamenti e arrivano in questo momento perché c'è il raddoppio della Cittanovese con Napolitano. È uscito Aita per Gil, l'ultimo cambio vede Ricossa per Garetto. Non dovrebbe cambiare granché dal punto di vista tattico per il Football Club Messina, anche se Coria molto probabilmente con queste sostituzioni si va ad accentrare praticamente alle spalle di Carbonaro, mentre Bevis largo a destra e adesso Gil largo a sinistra. Rimessa battuta adesso dal Rotonda dopo una pausa almeno di due minuti. Casella lancia Carbonaro, c'è spazio per il palermitano, il pallone schizza, vediamo se tiene il possesso ancora Carbonaro, si guadagna un corner importante adesso per il Football Club Messina, anche sfruttare le palle inattive. Il corner sarà battuto da Cristian Agnelli, doppio braccio alzato, chiamato ancora uno schema. Agnelli, cross dentro, colpo di testa di Marchetti, attenzione perché non c'è nulla, poi il tentativo di Ricossa, alto sopra la traversa, subito Ricossa a cercare il pari con la conclusione dalla distanza e arriverà anche il primo cambio per mister Boncore, classe 2000, da tenere d'occhio il difensore Drissa Touré. L'anno scorso ha chiuso la stagione a Savoia, un interessante profilo dal punto di vista difensivo. Oggi non è partito titolare ma sta entrando adesso e c'è un giocatore della Rotonda giù, adesso chiaramente anche le perdite di tempo possono essere importanti per la formazione di mister Boncore. Vediamo chi uscirà per dar spazio a Touré sul terreno di gioco, dovrebbe essere il numero 24, parliamo di Alessandro De Santis, classe 99, quindi un difensore per difensore, un 2000 per un 99, questa è la scelta della formazione lucana. Molto lentamente, ovviamente il Rotonda non ha da aver fretta con questo importantissimo risultato che sta maturando al Biagio Fresina, che dà assoluta continuità a quanto fatto di buono contro la Cireale, 0-0 appena 4 giorni fa all'Ace Galatea. Finalmente si riparte al Biagio Fresina, tentativo di rilancio. Da Silva, colpo di testa, arriva il secondo di Domenico Marchetti, sul pallone si avventa Gil,
il giovane francese per Da Silva. Ancora Carbonaro che cade giù in un contrasto con un avversario. Poi Ricossa, momento confuso, rimessa laterale per il Rotonda. Sì, Antonio, dobbiamo sottolineare che i tre cambi di mister Rigoli sono coincisi anche con un cambio di modulo, perché il Football Club Messina adesso si schiera con 4-2-3-1, Agnelli e Palma davanti alla difesa, e poi il trio dietro Paolo Carbonaro con Coria che si accentra alle sue spalle, Gilla a sinistra e Bevis spostato a destra, come anche Casella, quindi si ripropone la fascia di destra che tanto ha fatto bene l'anno scorso Casella-Bevis. E ora proprio Casella riesce a servire Palma, avanza il Football Club Messina con Bevis. Spazi chiusi dal Rotonda, che adesso è totalmente dietro la linea del pallone, come giusto che sia, quando siamo giunti al 15° minuto di questo secondo tempo. Sempre 1-0 per il Rotonda grazie al gol di Ferreira maturato nel primo tempo. Palma per Cori, l'appoggio per Agnelli, la palla si impenna, prova Carbonaro ad andare, Polizzi addirittura con la testa. Adesso abbastanza strano questo giocatore a terra del Rotonda. Si gioca Agnelli per Bevis che punta l'uomo, ancora Bevis in area di rigore, Bevis il pallone in mezzo, il pallone viene salvato, allora Agnelli si rialza, infatti il giocatore del Rotonda, pallone per Cori, il tiro, Polizzi, e sarà calcio d'angolo per il Football Club Messina, mentre l'arbitro va verso la panchina di mister Boncore e ci sarà un'ammonizione per mister Boncore per aver lamentato, per essersi lamentato troppo. Il giocatore infatti del Rotonda si sta rialzando prontamente, è normale, è il gioco delle parti, Antonio. Il Rotonda in vantaggio cerca di perdere il tempo e sarà quarto calcio d'angolo per il Football Club Messina, seguiamolo insieme. Agnelli e Coria sono loro a dover trasformare questo corner, si allontana l'argentino, resta soltanto l'ex Foggia sul punto di battuta, momento importante, 61esimo. Si aspetta il fischio da parte del direttore di gara che è interrotto per ammonire Boncore. Adesso Agnelli all'indietro, Ricossa si coordina, Ricossa cade al momento della conclusione, può ripartire il Rotonda, attenzione alla formazione di mister Boncore, solo Casella che però contro Ferreira perde dal punto di vista fisico, all'indietro il pallone per Marone. L'invio non è perfetto ma è efficace per Carbonaro che si è allargato dentro da Thomas Gill, non è perfetto il passaggio, peccato, l'FC Messina spreca un altro potenziale tentativo. Adesso tante le perdite di tempo in casa Rotonda, probabilmente il direttore di gara deve fare qualcosa per non far salire un po' troppo gli animi che già sono abbastanza accesi qui alla Biagio Fresina. Colpo di testa di Ricossa, Agnelli, prestato da Koulibaly, c'è un fischio in favore del Football Club Messina, Palma, già battuto il calcio di punizione dai giocatori in maglia azzurra, Domenico Marchetti per Casella, Casella all'indietro per Marchetti, pallone da Palma, Palma per Carbonaro di piattone, trova Casella. Si sta muovendo un po' di più Carbonaro rispetto al primo tempo, Casella lo lancia adesso, Carbonaro, la chiusura di Touré e poi l'uscita di Polizzi. Dice di no il Rotonda all'FC Messina ancora una volta al 18° del secondo tempo. I calciatori in campo vengono supportati dalla propria panchina, Palma. Attenzione che subisce il fallo, non per il direttore di gara, riparte e prova la conclusione il Rotonda, deviazione ancora una volta Marone, volevano anche un fallo di mano quelli del Rotonda, si riparte, ormai non ci sono più spazio, non c'è più spazio per perdite di tempo, Casella frena e mette all'indietro per Marchetti, Da Silva, ancora il portoghese, poi il velo per Ricossa, il pallone è già uscito, rimessa laterale per il Rotonda. Non è la reazione che ci aspettavamo da parte dell'FC Messina.
Assolutamente no, Antonio. Troppa confusione, soprattutto in zona offensiva. Il tempo c'è per recuperare questa partita, mentre nel frattempo arriva anche un altro cambio di risultato. La Gelbison continua la sua scalata in classifica, perché la Gelbison è in vantaggio con il Licata, probabilmente nella partita di cartello di quest'oggi, con il gol di Koulibaly. Adesso un altro giocatore in rotonda crolla clamorosamente a terra, quindi altri problemi, altra perdita di tempo. Si sta giocando anche in questo secondo tempo pochissimo, crampi sembrerebbe, quindi abbiamo un'altra pausa. Antonio, nel frattempo che c'è questa pausa, ne approfittiamo per analizzare un po' i risultati che stanno maturando al momento in questa giornata. Alla vigilia si paventava questa corsa a due fra le due messinesi, che al momento stanno perdendo entrambe. Nel frattempo però dietro si continua a correre, perché la Cirreale non sta giocando, ma sia San Luca sia la Polisportiva Santa Maria e la Gelbison stessa stanno vincendo le rispettive gare. Sì, una corsa, diciamo, non lo possiamo chiamare ancora corsa playoff, ma questa corsa in queste prime posizioni della classifica del girone di Serie D. Ci sono più pretendenti in questo momento a darsi da fare per rincorrere la capolista ACR Messina. Attenzione, perché c'è un piccolo screzio a centrocampo tra i giocatori del Rotondo e quelli del Football Club Messina. Viene tutto sanato dal direttore di gara, anche se sembrano molto nervosi i giocatori, con Coria che dice a Camacho, con Nazionale, di accelerare per l'uscita al campo, forse di Hop per il Rotonda. Vediamo se sarà questa la sostituzione di Mister Boncore. Conti alla mano, almeno 5 minuti di recupero in questo secondo tempo e ancora non siamo nemmeno nella seconda metà. Nel frattempo il gioco è ripartito al Biagio Fresina, attacca il Rotonda, Koulibaly ancora a destra da Boscaglia, lancio verso Saverino, c'è Goretta, ancora Goretta, difende il pallone sull'out laterale, ingaggia l'uno contro uno con Ricossa, bene Goretta che prova a saltare il classe 2001, Goretta molto bene, Ricossa in anticipo con questo intervento in tackle, poi il pallone però rimane lì, ancora in rotonda, pericoloso Koulibaly, attenzione al pressing di Parma, pallone all'indietro, il tiro rimane lì, ancora una volta clamoroso perché non riesce a calciare Ferreira, ed era il 2-0 del Rotonda a 0 metri dalla porta di Marone, non colpisce, non trova la doppietta, l'FC Messina si salva, riparte con Coria, supera il centrocampo il 10 argentino, serve Agnelli, sta salendo Ricossa a sinistra, riceve il pallone adesso, vediamo se prova il tentativo di cross, no, all'indietro ancora per Agnelli, poi Palma, pallone per Coria, attenzione a Facundo Coria, si vuole liberare per la conclusione, per il suo sinistro, frena ancora per Ricossa, c'è spazio, va al cross Ricossa, sul secondo palo c'è Carbonaro anticipato e chiude il Rotonda, poi Casella, il piede troppo, e non controlla, ci sono ancora cambi da una parte e dall'altra, che il Rotonda ne ha pronti due, ma anche l'FC Messina sembra con D'Ambros e Mukiele, entrambi sul terreno di gioco qui alla Fresina, quindi dà tanto spazio alla propria panchina. Mister Rigoli vuole trovare delle idee nuove proprio dalle riserve, D'Ambros e Mukiele, mentre in casa Rotonda sveste la pettorina il numero 21 Rodrigo Tuninetti e il numero 11, lo farà breve, Modu Diop. Arrivano adesso i due cambi delle Rotonda, come potrete apprezzare anche da casa, tanto il tempo perso, tante il gioco spezzato qui al Biagio Fresina. È uscito Camacho, ora adesso non si capisce chi deve uscire e diventa anche un po' nervosa la reazione dell'FC Messina in questo caso. Discutono Domenico Marchetti e Goretta, perché proprio l'attaccante della Rotonda uscirà e lo fa a passo di lumaca, probabilmente anche colpito da un intervento. Entra Diop,
quindi Diop e Tuninetti per Camacho e Goretta, mentre dall'altra parte fuori Kylian Bevis intanto e dentro Lucas D'Ambros che si va a sistemare accanto a Paolo Carbonaro, con un FC Messina che adesso vede in campo Coria alle spalle di D'Ambros e Carbonaro. Sembra vestire così il suo FC Messina Pino Rigoli adesso, anche se c'è Gil sulla linea dei centrocampisti sempre molto largo e che quindi può dare ancora manforte alla zona offensiva. Si riparte al 24esimo con il rinvio da parte di Polizzi. Sì Antonio, vediamo se manterrà il 4-2-3-1, il 4-3-1-2 con Coria dietro D'Ambros e Carbonaro. Nel frattempo dobbiamo sottolineare come la grandissima occasione del Rotonda possa essere una svolta di questa gara. Era un gol praticamente fatto, quello di Ferreira, che ha clamorosamente ciccato da 0 metri il pallone. Vedremo se da questo grande pericolo il Football Club Messina riuscirà a costruire se non altro il pareggio in questa gara, quando siamo già al 25esimo. Si è giocato pochissimo anche in questo secondo tempo, troppe pause, e naturalmente adesso bisogna stare attento anche alla velocità di Diop là davanti. Boncorre sa leggere le partite e naturalmente dopo due punte pesanti adesso con gli spazi mette Diop, che è molto, molto veloce. Torniamo in cronaca con Da Silva che si appoggia su Ricossa per Agnelli per Gil, ma riesce ancora a riconquistare il pallone il Rotonda. Si lotta a centrocampo, adesso sembra essere cambiata pure la direzione arbitrale perché non fischia più l'arbitro Polizzi, molto spettacolare nelle sue uscite dobbiamo dire, però qua sbaglia completamente il rilancio e allora è fallo laterale per il Football Club Messina con Casella che serve Paolo Carbonaro. Carbonaro cerca D'Ambros, D'Ambros in area di rigore e questo non è calcio di rigore nemmeno in questo caso per l'arbitro, e viene ammonito D'Ambros per simulazione. Qua ha trovato il coraggio l'arbitro di fischiare prontamente la simulazione di D'Ambros. D'Ambros si lamenta con l'arbitro e quindi sarà calcio di punizione per il Rotonda al 26esimo. Da rivedere un altro episodio di una lunga moviola in questa partita fra primo tempo e secondo tempo. Anche qui ammonizione quindi per D'Ambros per simulazione, però ottimo lo scambio con Carbonaro. Polizzi naturalmente prende tutto il tempo del mondo per rimettere il pallone in gioco, lo fa in questo momento, il pallone è lungo alla ricerca di Diop, lotta con Marchetti, poi Casella contro Ferreira, ancora Ferreira, Diop, provano a scambiare i due, Diop tiene il pallone in campo, viene riconquistato da D'Ambros, ancora Diop, poi Coria, si lotta sul pallone in un fazzoletto di campo, Casella prova a mettere ordine, Marone. Si riparte a sinistra con Ricossa, poi Palma, prova a dare profondità a Carbonaro ma le vie di passaggio sono tutte chiuse. Qua Agnelli sbaglia il controllo a centrocampo, sbaglia fortunatamente anche Ferreira, tantissima confusione, tanti errori anche in fase d'appoggio Antonio. Sì, assolutamente, non trova lucidità nella manovra l'FC Messina e adesso con il passare del tempo chiaramente si va sempre più alla disperata per cercare quantomeno il gol del pari. Nel frattempo cambio di risultato proprio a Vallo della Lucania con il gol da parte del Licata. Catalano pareggia tra Gelbison e appunto Licata. Attenzione qui a Carbonaro. Cartellino giallo per il numero 7 per aver fermato la corsa di un avversario. Adesso si dispera Carbonaro, ma ha già il cartellino in mano il direttore di gara, il signor Cannata, che ammonisce adesso Carbonaro. Quindi nuovo elemento sul tabellino dei cattivi. Mister Rigoli chiede ai suoi di non mollare, ma la palla ce l'ha ancora il Rotonda e ha un calcio di punizione che viene battuto adesso dal neoentrato Tuninetti. Vuole il rispetto della distanza, sta giocando molto col cronometro la formazione di Mister Boncore. Comprendiamo anche ovviamente il lato dei lucani. Qui c'è il fuorigioco di Ferreira invece, vera spina del fianco della difesa del Football Club Messina quest'oggi Ferreira, non solo per il gol segnato ma anche per aver tenuto spesso e volentieri il possesso dei suoi, scusate. Mentre Palma adesso sale con Gil,
A centrocampo Gilles da Danielli, si larga a destra sia da Ambros sia a Casella. Il brasiliano riceve adesso da a Casella il pallone in area. Casella lo tocca, l'ultimo tocco, attenzione, di un giocatore del Rotonda, ma salva Polizzi sulla linea. E quindi ancora Rotonda che esce indenne da un'offensiva del Football Club Messina. Un quarto d'ora più recupero, anzi 16 minuti più recupero per l'esattezza. Domenico Marchetti a destra da Casella, scivola Casella, rimette all'indietro per Marchetti. D'Ambros molto largo a destra, questa è l'idea del brasiliano che forse qui riesce ad arrivare sul pallone. No, Polizzi in uscita, ancora molto molto bravo il portiere del Rotonda che non ha avuto problemi, è stato coraggioso a uscire anche in questo caso. Non c'è il cambio, Mukiele pronta. Uscirà Coria molto probabilmente. Sì, come ci dice Ernesto, probabilmente uscirà Coria, vediamo se così sarà. Coria proprio per Casella, all'indietro si va da Agnelli, è mancato anche un po' Cristian Agnelli rispetto alle ultime uscite, non ci sono le sue geometrie consuete in mediana, le sue idee, i suoi spunti. Ricossa, colpo di tacco, ma il pallone è già uscito, rimessa laterale dunque per il Rotonda. Un quarto d'ora di speranze per l'FC Messina, anche Norvin Mukiele per questi ormai ultimi assalti alla porta di Polizzi. Vediamo chi esce. Esce Carbonaro ed esce dall'altra parte per accelerare il più possibile il gioco ed entra Mukiele, quindi sarà lui il terminale offensivo in questi ultimi minuti. Ha dato tutto Carbonaro, probabilmente non aveva più dal punto di vista anche dell'atletismo, della corsa, centimetri tanti quelli di Mukiele che sono valsi un gol da vittoria in questo campionato all'FC Messina, quello contro il Torino al Franco Scoglio. Vediamo adesso se riuscirà a creare problemi a Polizzi che fin qui insieme al Rotonda ha tenuto veramente bene. Koulibaly, il controllo, il lancio in avanti, fuori gioco netto da parte di Ferreira, segnalato all'assistente. Subito Marone da Palma, il lancio verso Gil, si libera della marcatura Gil, ma grande anticipo da parte della difesa del Rotonda con il numero 5 Sanzone. Ricossa per Coria, ancora Ricossa, fermato bene anche con un po' di fortuna dal Rotonda. Ferreira si allarga sulla destra, Palma lo rincorre, ancora Ferreira, molto bene l'attaccante del Rotonda, vediamo se si appoggia a Diop, è così, poi a sinistra si va da Boscaglia, intervento di Casella in chiusura, poi Agnelli contro Diop, gli toglie la maglietta Diop praticamente ad Agnelli, solo punizione, non sanzionato col cartellino questo intervento del numero 11, già battuta la punizione dal Football Club Messina. Agnelli, attenzione al lancio verso Gil, l'anticipo della difesa del Rotonda è puntuale, poi D'Ambros in mezzo a due avversari, cade un giocatore del Rotonda in area, per il direttore di gara c'è calcio di punizione, fallo in attacco per D'Ambros. Rimane giù ancora il difensore del Rotonda. Chiaramente tutto bene fin qui per i lucani. Il rinvio da parte di Polizzi, 33esimo che sta per materializzarsi sul nostro cronometro qui al Biagio Fresina, decide il gol di Ferreira realizzato nel primo tempo. Marchetti, colpo di testa di Casella all'indietro, ci va Marone. Ricossa prova a prendere campo sulla sinistra ma rallenta ancora Ricossa, all'indietro da Da Silva, sale Da Silva. C'è Palma, ricordiamo ne è entrato al posto di Alessandro Marchetti, ancora Palma a scambiare con Ricossa, sempre Palma. Domenico Marchetti, sale tutto l'FC Messina in questo caso, Cristian Agnelli è sbagliato il passaggio e Casella che non riesce a trovare il pallone, ma l'errore è da parte del numero 16. La rimessa, Marchetti di testa, D'Ambros ancora, poi Mukiele, vediamo se si sgancia, attenzione l'errore da parte della difesa del Rotonda che però riesce anche con un po' di fortuna a
tenere il possesso e poi lo scaraventa il pallone, rimessa laterale, Casella lascia battuta per D'Ambros, vediamo se D'Ambros riesce a penetrare in area di rigore, prova a farlo, mette all'indietro dove arriva Thomas Gill che perde però il possesso, riparte, attenzione, molto pericoloso il Rotonda, situazione di 3 contro 2, attenzione perché c'è Diop da una parte, Ferreira dall'altra, il passaggio è sbagliato, Gill all'indietro, Marone in rimessa laterale, rischia anche l'FC Messina, chiaramente ora l'unica ordine da parte di mister Rigoli è quello di trovare il pari e si scopre la formazione peloritana. Ancora un out battuto dal Rotonda, rimessa dal fondo, bisogna far presto. Casella, poi Palma. Palma prende campo, ancora Giuseppe Palma. L'ex Turris da Casella, pallone arriva a Coria, Palma, qualcuno in casa FC Messina ha la necessità di prendere questa squadra e trascinarla al pareggio, vediamo se arriverà qualche giocata, qualche spunto dai calciatori offensivi di mister Rigoli che tanto hanno nelle loro armi dal punto di vista tecnico ed offensivo. Nel frattempo Agnelli, c'è Marchetti, sale Domenico Marchetti, proverà il lancio, la scucchiaiata per D'Ambros, colpo di testa, Touré può controllare il pallone che arrivi tra le braccia di Polizzi, subito prestato da D'Ambros, subito il pallone viene afferrato dalle braccia del portiere del Rotonda, fin qui uscito indenne dalla sfida del Biagio Fresina. Polizzi, il capitano del Rotonda, rimette il pallone in avanti, da Silva, colpo di testa, voleva il fallo la formazione lucana, non accordato al direttore di gara, Ferreira si tocca la testa ma attacca l'FC Messina con Agnelli, poi Coria, Casella sale sulla destra, Coria sterza, vediamo se riesce a trovare un compagno, Coria lo trova in Agnelli, all'indietro ancora per Coria, triangoli continui ai giocatori del Football Club Messina, Gilla all'indietro per Palma, il pallone ce l'ha ricosa sulla sinistra, vediamo se prova il cross, no all'indietro, ancora da Coria che qui scucchiaia, Palma colpo di testa per Mughiere, Touré allontana, poi c'è Casella, ma c'è anche Cristian Agnelli che prende il pallone al difensore. Agnelli, pallone dietro per Coria, riesce a stoppare, non però bene a controllare. Ricossa, attenzione a Gil, continua, c'è vantaggio. L'FC Messina ancora con ricossa, il cross dentro, il tentativo di D'Ambros. D'Ambros è tutto fermo per fallo con la mano dell'attaccante brasiliano che non riesce a concludere verso la porta. Spreca dunque l'FC Messina, una buona trama offensiva. Aveva trovato con costanza l'out mancino, alla fine il pallone è arrivato dentro, non è riuscito D'Ambros a essere incisivo. Eh sì, che azione qua, ottimamente, diversi triangoli per il Football Club Messina, il cross per D'Ambros che ci è arrivato in ritardo, peccato perché adesso l'aria è piena, Antonio, c'è una prima punta fisica, ci sono diversi attaccanti esterni, mentre Boncore richiama un altro uomo dalla sua panchina, molto presto ci sarà un altro cambio per il Rotonda, adesso Ferreira che sfrutta il fisico, Ferreira con Diop prova a tenere alta la squadra, adesso il Rotonda per respirare un po' dal forcing del Football Club Messina, crolla a terra Ferreira e c'è infatti fallo di mano di Ferreira, adesso l'arbitro non permette queste perdite di tempo, qui nettamente l'intervento di Casella su Ferreira non era falloso e allora Agnelli per Ricossa, adesso il Football Club Messina deve accelerare, 37esimo di gioco, Ricossa a campo, il pallone in mezzo alla ricerca di Mughiele, chiudono le maglie difensive, il Rotonda che adesso prova a ripartire il pallone, però è troppo lungo per Koulibaly, lo recupera proprio Facundo Coria che rimette in gioco per Da Silva, non c'è un attimo di tempo e non potrebbe essere altrimenti, il Football Club Messina deve perlomeno cercare il pareggio in questa partita, troppo importante portare a casa qualche punto oggi, e allora Agnelli per D'Ambros, D'Ambros alla ricerca di Casella e riesce a tenere il pallone in campo, ha avuto degli ultimi spunti D'Ambros, però adesso serve concretizzare queste occasioni, quelle poche occasioni che sono state create anche nella ripresa, mentre nel frattempo sta per entrare il numero 13 Formicola nel Rotonda, l'apertura di Da Silva, la ricerca di D'Ambros, l'intervento, la palla rimane lì, Casella ne ha rigore, il tiro centrale, telefonato per Polizzi.
Buon tentativo qui da parte di Casella, che di mestiere fa il difensore e lo fa vedere assolutamente. Qui Polizzi invece proprio davanti al direttore di gara si prende tempo extra per rimettere il pallone in gioco. Lo farà adesso il capitano del Rodonde, il suo rinvio a cercare ancora una volta uno fra Di Hoppe e Ferreira. Da Silva, colpo di testa verso Casella che è subito pressato, il controllo di Casella, il pallone in avanti per D'Ambros, l'anticipo sul brasiliano Agnelli. Vediamo adesso se riesce a far qualcosa in più l'FC Messina. Nel frattempo 2-0 del Troina, firma da parte di Balistreri, lui proprio ex FC Messina, iniziò la stagione con i giallorossi per poi trasferirsi a Fiuggi, adesso rientrare in Sicilia e timbra subito il cartellino alla seconda partita con il Troina. Diop qui esce dal pressing, serve Ferreira, zona tiro per Ferreira, il Rodonda ci prova, il tentativo, attenzione, finisce sul fondo e c'è una rimessa dal fondo, ma c'è anche un cambio, esce dal terreno di gioco, vediamo chi in casa Rotonda, non ci abbiamo ausilio da parte della lavagnetta automatica, chi entra è sicuramente Gaetano Formicola, classe 2001, a uscire proprio Ferreira, l'autore del gol che fin qui porta i tre punti al Rotonda. Fuori Ferreira, dentro Formicola, questo è il cambio di mister Boncore quando mancano 6 minuti circa al termine dei 45 del secondo tempo e poi ci sarà spazio, prevediamo, per un abbondante recupero. Marone per Domenico Marchetti. Marchetti per Da Silva. Probabilmente adesso si penserà anche a lanciare il pallone lungo, vediamo se così sarà. Marchetti sale, palla al piede, poi sventaglia all'indirizzo di Ricossa e trova Palma con qualche difficoltà. Siamo ancora da Silva. Domenico Marchetti all'indietro per Marone, non trova spazio nemmeno in questi minuti finali l'FC Messina. Ora il lancio di Marone per Casella, vediamo se arriva il numero 20. C'è la chiusura da parte del difensore del Rodonda che non cade, si accontenta, no, è rimessa laterale per l'FC Messina, attenzione perché Casella la batte veloce. Coria, Agnelli, ancora per Coria, l'argentino mette il traversone in mezzo e non riesce ad arrivarci né Mughiere né Palma. Polizzi tiene, tiene anche il Rodonda. Polizzi continua a prendersi i secondi, l'arbitro non l'ha ancora nemmeno ammonito, come spesso accade nei secondi tempi delle partite, quando la tua squadra sta avanti rischi anche di prenderti l'ammonizione. Ora Agnelli per Mughiele, colpo di testa di D'Ambros, il pallone carambola verso Agnelli, Agnelli subito in avanti per D'Ambros, affrontato da un avversario, D'Ambros si porta il pallone sull'esterno, prova a mettere dentro, Touré può controllare senza grossi problemi il possesso, D'Ambros però ancora lui a ricevere, Agnelli da Coria, Agnelli mette sul secondo palo dove c'è Gil, l'uscita di Polizzi. Sta tenendo molto bene il Rodonda, grandi meriti per questa vittoria che sta maruotando il Biagio Fresina per mister Boncore e per i suoi che hanno letteralmente ingabbiato l'FC Messina. Ora il neo entrato Formicola per Diop, ancora Diop, salta Casella, vediamo se trova il compagno, no, mette all'indietro per Boscaglia. Il palleggio del Rodonda, un palleggio importante, Touré, attenzione, ancora all'indietro per Polizzi, controlla Polizzi. Il passaggio, FC Messina sta pressando alto ma il pallone è ancora del Rodonda con Koulibaly, se lo ritrova un po' per caso sulla destra, sale Koulibaly, ancora Koulibaly, mette dentro, attenzione all'occasione per il Rodonda, cade un giocatore del Rodonda in area, Domenico Marchetti, e poi c'è un fischio a favore del Football Club Messina. 42esimo, Marone per Casella. Ultime speranze per l'FC Messina di trovare il gol del pari. Ma bisogna sempre tornare indietro. Pallone arrivato ad Agnelli, è lui che va a scalare sulla linea dei difensori per ricevere il pallone per creare qualcosa. Attenzione a Gil in avanti per Ricossa, il pallone forse è troppo lungo per Ricossa, è così. Infatti si perde l'occasione per l'FC Messina.
Minuto 43, scocca adesso, 2 minuti più recupero per il Football Club Messina e per il Rotonda. Mentre in classifica le vittorie di San Luca fin qui e di Polisportiva Santa Maria, così come della Gelbison, vanno a stringere ancora di più una classifica che deve beneficiare di qualche recupero anche nelle zone alte, proprio la Polisportiva che deve recuperare un incontro, così come l'FC Messina, quello contro il Marina di Ragusa, e qui c'è un fallo che frena la possibile ripartenza dei giallorossi. Scorre il cronometro impietoso adesso al Biagio Fresina. Adesso non viene battuta la punizione dai calciatori del Rotonda, lo fanno adesso, lancio lungo in zona Marone, riceve Marone, il rinvio verso Mughiele, corre contro tutta la difesa del Rotonda che però con un colpo di testa riesce a mettere in gioco Saverino, il tentativo di Saverino di rimettere per Koulibaly, poi il colpo di testa favorisce Palma, un po' di spazio, cerca Mughiele, ancora Mughiele che però non controlla bene. E allora Diop, la ripartenza l'ennesima per il Rotonda, incespica Diop, Agnelli ci va duro sull'attaccante che però tiene il possesso, ancora Agnelli in mezzo a due i giocatori del Rotonda, Boscaglia, c'è spazio adesso per far male, il pallone su Valenti, D'Ambros chiude, l'ultimo tocco è di un giocatore del Football Club Messina, quindi resta avanti il Rotonda, un minuto più recupero. Ha raddoppiato il San Luca e quindi mette al sicuro il risultato contro il Sant'Agata, non un grande esordio per Giampà sulla panchina dei biancazzurri, ma noi torniamo live perché siamo negli ultimi minuti di questo FC Messina Rotonda, sta scattando adesso il 45esimo e arriva puntuale anche il recupero segnalato dall'assistente, dal signor Alessandro, team manager dell'FC Messina, 5 minuti di recupero. Cinque di recupero per sperare in casa FC Messina, Agnelli, testa alta, palla al piede, è arrivato sulla linea di centrocampo, cerca Gil, anticipato per l'ennesima volta, il numero 92, non un grande impatto per lui sull'incontro, entrato al posto di Garetto. Palma, poi Da Silva frana e subisce il fallo. Probabilmente si aspetterà che tutte le torri salgano per mettere il pallone in mezzo e cercare una deviazione fortuita, una deviazione che può valere un pari, e per come si sono messi i risultati quest'oggi diventa a questo punto importante, molto importante per il Football Club Messina che sicuramente affrontava il Rotonda cercando il bottino grosso. Nel frattempo Saverino, prestato da Mughiele, fisicamente se lo mangia e poi la rimessa laterale perché Gilli non ha tenuto il pallone in campo. Ancora un errore abbastanza banale per il francesino. Tecnicamente sicuramente un giocatore ben formato dal grande avvenire, qualcosa da sistemare dal punto di vista della presenza in campo, della tattica. Adesso il lancio in avanti, attenzione perché è fresco il neo entrato di Mister Boncore, Domenico Marchetti per Marone, si è allargato a destra casella, vediamo se Marone rinvia, sì lo fa l'indirizzo di Palma, il pallone arriva a Mughiele, attenzione a Mughiele, vediamo se la mette in mezzo, frena Mughiele, non arriva il traversone, ora Gil, tenta la giocata Gil, ancora una volta evanescente però il tentativo del francese che non riesce a dire la sua in questa gara. Poi Ricossa, il cross di Ricossa, il pallone viene però ben tamponato da Sanzone che poi si rifugia in rimessa laterale, ultimi minuti ancora in avanti il Football Club Messina con Mughiele, rimessa laterale per la formazione di Mister Rigoli, la terza consecutiva, Ricossa cerca ancora Norvin Mughiele, prestato da due avversari, Mughiele riesce a tenere il possesso, Mughiele il cross sul secondo pallone, la sfera arriva a Palma, destro di Palma deviato, ancora una volta però il pallone è dei giocatori del Football Club Messina che lo perdono, qui Bare Casella in pressing, tiene il possesso ancora Casella che cade, calcio di punizione per il Football Club Messina che tiene questo pallone come fosse quello più importante della propria carriera, Francesco Casella in questo caso.
punizione dunque per l'FC Messina, ultima possibilmente speranza per i ragazzi di Mister Rigoli di agguantare il pari. Vediamo che succede. C'è Coria sul punto di battuta, così come Agnelli, uno col destro, l'altro col sinistro. Tutti in area, Marone sulla linea dei centrocampisti, si allontana Agnelli, andrà Coria allora. Il fischio, parte Coria sul secondo palo, Marchetti l'uscita, attenzione perché forse c'è un fallo, la sfera rimane lì, ancora un angolo. Vuole il calcio di rigore, non lo assegna nemmeno in questo caso il direttore di gara, l'FC Messina, che ha sicuramente un credito adesso nei confronti del direttore di gara. Vediamo però che ancora una volta affonda la formazione di Mister Rigoli con l'angolo. Pallone in mezzo, la deviazione, la sfera rimane lì, attenzione a Mugiele, poi un battiribatti, Domenico Marchetti in aria, Coria la rimette dentro, c'è Gil, non arriva il pallone, allora si perde l'occasione con la ripartenza del Rotonda. Casella riconquista la sfera, lancia Agnelli che riceve, va col mancino Agnelli, sul secondo palo c'è Domenico Marchetti, deve rincorrere la sfera e poi sbaglia il passaggio verso Coria, peccato perché Coria poteva rimetterla ancora in mezzo. Probabilmente si spengono qui le speranze dell'FC Messina di trovare il pari oggi al Biagio Fresina, e Rotonda vede una vittoria, vede un risultato. Attenzione a Casella perché se guagnò rimessa laterale, Coria, c'è ancora tempo, Coria col sinistro, la deviazione, favorisce Domenico Marchetti, il controllo è sbagliato e poi la sfera schizza su Diop. Il Rotonda deve tenere questo possesso per trovare i tre punti quest'oggi. Ma ha riconquistato la sfera ancora una volta Coria, triplice fischio al Biagio Fresina, termina così il match tra FC Messina e Rotonda, colpo grosso della formazione di Mister Boncore che dunque ferma la corsa di Mister Rigoli e dei suoi che venivano da due vittorie consecutive, alla fine decide il gol di Ferreira. Sì Antonio, una partita che il Rotonda è riuscito a portare a casa, ha difeso bene, è riuscito a trovare quel gol decisivo in queste partite, classiche partite di Serie D, il Football Club Messina non è riuscito a trovare il guizzo vincente, termina 0-1 e quindi una sconfitta pesante per il Football Club Messina. L'appuntamento è la prossima settimana quando ci sarà, salvo comunque rinvii per casi Covid, lo scontro diretto contro la Cireale. Diamo qualche finale, dunque il San Luca che vince, pareggia la CR Messina contro la Polisportiva Santa Maria, vince la cittanovese a Roccella, pari tra Gelbison e Ligada e poi tutto il resto. Amici sportivi, è stato un piacere raccontarvi di questa partita al Biagio Fresina, grazie per averci seguito, noi vi salutiamo e vi rimandiamo come sempre alla prossima.